quella vecchia. È già diretta? Buonasera, buonasera a tutti. Qui c'è un caldo, stasera mi do di ventaglio perché è un lavorone, sì. Allora, intanto come state? Spero tutti bene. Ora mi sta sistemando il computer così vedo le domande. Sono diventata brava, eh? Avete visto? Ma perché c'è chi mi aiuta? Io se no sarebbe un lavorone. Ecco fatto. Così posso vedere le domande. E intanto vi dico grazie perché vi siete ricordati della bambina che sto aiutando. Ciao, grazie. E la Lulu non è ancora pronta per stare bene, 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 però siamo già a grandi passi. Oh, ciao Nanda, che piacere. Allora, anche stasera siete già un pochino. Io vi ringrazio. Vi devo dire che anche oggi ho avuto tante soddisfazioni, perché tanta gente che sto aiutando con la pranoterapia mi hanno confermato tutti che stanno molto meglio. E per me questa è una soddisfazione grandissima. Allora, fatemi le domande che vi dico subito che le persone che non hanno avuto risposta dall'ultima diretta è perché i messaggi non sono arrivati. Quelli che sono arrivati li ho mandati tutti. Quelli che non hanno avuto risposta, mi dispiace, ancora non si sono presentati a me, ma prima o poi verranno. Io sto bene, c'è caldo, molto molto caldo, e stasera guardate c'è un bel ventaglio, perché ogni tanto bisogna sventolarsi un po'. Però per il resto va tutto bene. Ecco, fatemi delle domande che io, quello che posso, vi rispondo. Oh, sono bella stasera. Mi sono tagliata capelli perché erano troppo lunghi e con questo caldo non si sopporta niente. Perlomeno io faccio tanta fatica col caldo. Però si va avanti. Grazie, Ilde, ma sei sempre un tesoro. E mi avevi fatto la promessa, ricordatelo, che io sono come gli elefanti, non me le dimentico. Mi hai detto mi vieni a trovare e io ti aspetto. Fatemi delle domande invece di dire... Volevo se qualcuno, le persone che mi hanno telefonato oggi, ieri, in settimana, che hanno avuto dei miglioramenti, che lo facessero sapere anche a voi, perché è importante, perché cerco di dare energia e pensare positivo. Guardiamo sempre il lato positivo.
Ma certo che va bene l'intervento, va benissimo. Ma ti operi in Germania o vieni in Italia? Perché non so se sapete, ma per la tiroide un centro grandissimo e molto molto importante è qui a Pisa, la professor Pinchera. È un centro rinomato internazionale, eh? Saluto a tutti, perché ora nome per nome non posso, non me lo ricordo nemmeno più. Chiedimi l'indirizzo se vuoi contattarmi in privato. Chiedimi l'amicizia su Facebook e io poi ci possiamo sentire, ci possiamo messaggiare come vuoi. Deborah, non perdere mai la speranza. Se proprio una cosa vuoi, prima o poi arriverà. Vai tranquilla. Grazie, Roberta. Grazie, questo mi fa piacere. Spero tu non abbia più bisogno, ma se hai bisogno sai come fare. Io, se avete dei problemi, io ho solo bisogno di una vostra fotografia, non è che chiedo altro. Una fotografia, certo, se vi fa male un piede e mi mandate il viso, è un po' più complicato. Se vi fa male un piede, mandatemi un piede. Se avete un problema, nel corpo, mandatemi una fotografia intera. Non vi volete far vedere in viso, giratevi. Io ho bisogno solo di vedere su per giù il punto dove avete il problema, perché io poggio le mani in quel punto lì. E questo è un periodo per me molto, con molta molta energia, perché mi vengono dei dolori forti alle mani, che se io poggio la mano vicino alla vostra fotografia, alla fotografia dove c'è un problema, a me passa subito questo bruciore che ho. E chi ha bisogno sta subito meglio. Ne sto facendo talmente tanti che mi si sta sfrillando la mano nel centro, non so se si vede qui, si sta sfrillando tutta la mano. Ma è un periodo di forte energia, forse. Questo è il compito più importante per me in questo periodo. Anche io volevo salutare la signora Anna, Enrico e tutti quelli che dirigono e che mi invitano sempre a questa trasmissione che mi dà tante tante soddisfazioni. Perché questo è un compito. Io tanti tanti anni fa mi hanno chiesto se volevo accettare questo compito, dopo ci ho messo un bel po' di tempo per decidermi, però poi ho detto sì, e questo è il mio compito e lo faccio con tanto tanto amore. Simona, vieni a trovarmi. Sai dove sto? Sei già venuta, ritorna. Probabilmente c'è bisogno di qualcosa. Nanda, io credo che ti arrivi un messaggio molto molto bello, ma ti arrivi personalmente a te, perché a me è arrivato la settimana scorsa. Un messaggio per te. Però siccome io ho chiesto che ti venga recapitato direttamente a te, è un messaggio che ci sono due persone,
capirai. Perché prima ho sognato il tuo babbo e poi ho sognato un altro uomo con un uomo più giovane. E io ho chiesto di venire direttamente da te, perché se vengono direttamente da te ci credi di più. Annalisa, se venissero sarei più che contenta, però bisogna che tu mi lasci anche il nome dei tuoi genitori, perché a volte si presentano col nome e a volte no. Laura, ti capisco, te in 6 mesi, io nemmeno un anno. E sono passati tanti anni, ma ci penso sempre. Io un messaggio per me da loro l'ho avuto dopo 30 anni, pensa te. Però è stato bello lo stesso sperarci tutte le sere. Va bene, Annalisa. Se venisse Maria Rosa e Remo. Perché tanto io questi messaggi ora che mi scrivete, ora non ce la faccio a leggerli tutti perché sono talmente tanti che vanno veloci. Però io questi messaggi li ho per tanto tempo e io poi rispondo a tutti. Ora non mandatemi messaggi privati in questo momento, ok? Oh. Anch'io ti abbraccio, Elisa. È tanto che non ti vedo. State tutte e due bene? Mi fa piacere. Fatemi delle domande, così se no io non so poi cosa dire. Avete visto in questo periodo il cielo? Quante nuvole fatte a cuore ci sono, anche se il cielo è sempre sereno, ma si formano tante nuvole con tanti cuori. Ma certo che gliela mandate la luce. Lo so, Annalisa, è proprio brutto quando vanno via quasi insieme così, ma poi dall'oggi al domani, così senza un problema, senza niente. Certo, Laura, che puoi chiedere l'amicizia. Te la do subito anche stasera quando abbiamo finito. No, Marielle, anch'io ho tutti i miei difetti, non ti credere. Ma certo che arriva un po' di serenità. Intanto cercate di pensare un po' positivo. Cerchiamo di vedere sempre l'angolino più pulito delle cose. Ciao Enrico, grazie, grazie sempre di queste dirette. Vi voglio bene anch'io. Bisogna guardare sempre il lato positivo delle cose e non succede mai niente a caso. Hai visto, Simona? Allora le vedi anche te, ma sono solo a calci o sono in tutta l'Italia, in tutto il mondo? Hai perso il tuo compagno e mi sei scappata di corsa. Faglielo te un pensiero positivo, vedrai che poi arriva. E poi accendete la candela, ve lo ricordate la candela? Tante persone mi chiamano, mi dicono: Valeria ha ragione, la candela funziona. Ve la ricordate la candela? Perché se non ve la ricordate, io ve la rinsegno. La candela è una cosa proprio vostra, nessuno vi mette di mezzo. E state attenti, perché c'è tante persone che. Tante persone vere, ma c'è anche tanti imbroglioni, non fatevi imbrogliare, non fatevi mangiare soldi. Fate attenzione con chi parlate.
Mi sei scappata del messaggio che è tanto tempo. Bene, Aurora. Benissimo, tanti tanti auguri. Un'altra nipotina in più c'ho allora. Ma quante nipotine, ma sono una supernonna. Luigia, prova a pensare seriamente quando fai la candela. Mettiti proprio in contatto. E poi non bisogna perdere la pazienza. Non sono cose che, tac, vengono come se rispondere a un telefono. Ci vuole un po' di tempo per mettersi in contatto. Può darsi che siano impegnati in altre cose, può darsi che non possano venire, può darsi che non era ancora l'ora. Di farci sentire. Allora, Elena, guarda, te la spiego la candela. Devi prendere una candela. Guarda, così. Lo vedi? Qui c'è la fiamma normale. Quando viene qualcuno, quando c'è un'entità vicino a noi, la fiamma si allunga. Lo vedi che si sta allungando la fiamma? Lo vedi che si sta allungando? C'è qualcuno vicino a me. Ora, dentro la fiamma, voi non lo vedete di là, ma io di qua vedo come un viso. Lo vedete come si muove? Non c'è corrente. Voi alla candela dovete fare una domanda. Ci vuole una candela bianca o celestina o rosina, un colore chiaro. Voi fate la domanda. E se la candela allunga la fiamma, vuol dire che c'è qualcuno vicino a voi. Se la candela sta ferma, ecco, c'è qualcuno che mi ha bloccato. Porca miseria. Così ora non vedo più nulla. Ho chiesto se per favore le cose private non me le mandate ora. Ma sembra farle apposta. Va bene. Leggerò le risposte qui, se arrivano veloci, perché. Se non arrivano tanto veloci, perché dal computer le vedrei meglio. Se la fiamma si allunga, vuol dire che è un sì. Se la fiamma rimane ferma, vuol dire che è un no. Quando accendete la candela e poi incomincia a vibrare, come avete visto, ha cominciato a muoversi, è perché avete delle entità vicino. E allora potete fare delle domande. Però bisogna andare, cioè, non è una cosa, a volte vengono subito, a volte ci vuole del tempo, come in tutte le cose, perché con queste, col paranormale, anche con le sedute, con la scrittura automatica, come fa la signora Hilde, che fa col computer, ci vuole tempo, non è che si fa subito così. Ci vuole il tempo, anche perché nell'oltre non esiste l'orologio, non esiste il tempo e qua è un minuto, di là possono essere anche 3 anni. No, no, non esiste. È un'altra cosa bella che c'è di là. Non bisogna fare niente con la fretta. Non c'è l'orologio, non c'è il tempo, non c'è niente. È tutto tranquillo di là. Salutala a te, la tua mamma. Ti sente, sai? Potete parlargli. Vi sentono. Magari non possono rispondere, però a sentire vi sentono. Eh sì, ci vuole tanta pazienza. Non si possono fare le cose così veloci.
presto e bene non stanno insieme. Vediamo se riesco a sbloccare qui, perché poi per favore non mandate messaggi privati ora, per favore. Ah, santa polenta. Ecco, vedi? Con la lampadina e con gli specchietti, sì. Poi si possono vedere tante farfalle. Ogni farfalla è un cuore che vi arriva, è un amore che vi arriva. Sì, me l'hanno detto che c'è, è un periodo di tanta energia, meno male. Così io la posso donare. Come dall'alto la danno a me, io la do a tutti quelli che hanno bisogno. Agostino, è un po' prestino, eh? Ci vuole un po' di tempo, eh? Anche perché se vanno via così velocemente, o per un incidente, o per una malattia, un infarto, insomma, roba così. E ci vuole tempo anche per capire dove si va. E poi è bello di là. E quando si vede come si sta di là, non si vuole più tornare di qua, perché di là è tutto un altro, di là è un altro mondo, un'altra vita, perché c'è vita di là. Ah, devono fare tante cose, Sara. Magari continuano a fare quello che facevano di qua, ma è tutto a rallentatore di là. Ah, grazie, ma non lo so, ma perché c'ho la mia figliola Diana, mi ha messo una lampada, ha detto come quelle che c'ha la Barbara Tuzzo, che a me non mi piace la Barbara Tuzzo, però che illumina, ecco, e là si vede meglio. E poi col computer si interrompeva sempre la trasmissione, anche ora è col computer è interrotta, invece col telefonino funziona, ma io pensavo fosse la stessa cosa, invece è che questo affare è tutto, sembra un trespolo con la luce dentro. Ve l'ho detto anche prima, i messaggi in diretta difficilmente arrivano, molto molto difficilmente, anche perché io ho bisogno della tranquillità, per poi io non chiamo, ve l'ho detto tante volte, io non chiamo dall'oltre, però sono aperta, tutti quelli che vogliono venire, che possono venire, mi lasciano un messaggio. Io lo scrivo subito su un quadernino e poi quando vi rivado a leggere mi faccio dare il nome, o magari me lo ricordo, ma è difficile perché sono tanti tanti, e vado a rileggere tutti i messaggi e poi io ve lo mando quando ci sono. Quando non vedete che rispondo è perché i messaggi non sono arrivati. Non perché non voglio. Intendetemi, perché potreste anche pensare che io lo faccio solo così. Non è vero. Tutti quelli che arrivano, se qualcuno vuole testimoniare che ha avuto dei messaggi, io quando arrivano li mando. Poi, qui non arriva più niente, si è ribloccato tutto.
Santa Polenta. Beh. Margherita, a volte li ricevo nella mente. Basta, solo così. A volte vedo l'entità e li vedo come erano quando erano qua. Oggi ho avuto un messaggio per una persona, per un bambino malato. Un bambino che la mamma mi aveva chiesto aiuto e subito, intanto che leggevo il messaggio della mamma, questa voce mi ha detto il problema di questo bambino. Ora, siccome io non sono un medico, non ho studiato, io questo messaggio l'ho detto subito alla mamma di farlo presente ai medici se poteva essere questo problema qui. E ora non so come va a finire, se faranno un'indagine per questo problema o perché io non so neanche che cos'è questa cosa. Io non mi voglio sostituire ai medici. I medici sono la cosa più importante. Io no. Però queste mani possono aiutare dove c'è bisogno, però il medico viene prima di tutto. E date sempre ragione ai medici, prendete tutti i farmaci che vi consigliano, fate tutto quello che vi consigliano, poi se volete un aiuto in più, io ci sono, però i medici prima di tutto. E io ho bisogno solo di una fotografia. E come ho detto prima, se c'è un problema al viso, si fa al viso, cioè mi basta la fotografia del viso. Se c'è un problema al corpo, avrei bisogno di una fotografia tutti interi. Se poi c'è un problema a un piede, a un ginocchio, mandatemi una fotografia, tanto rimane, la vedo solo io. Io opero direttamente lì e funziona molto, molto prima. Ok? Perché oggi ci sono stati dei bei risultati e questo mi ha fatto piacere. Mi fa piacere quando poi io ho fatto quello che mi sento di fare, che mi dicono di fare, mi dite grazie. Ecco, per me è tanto. No, non chiedo altro. No, non ha funzionato, può darsi, perché non tutti possono recepire e non a tutti va bene la mia energia, perché non funziona su tutti. Su tanti sì, sul 90% sì, ma su quel 10% che non funziona io non ci posso fare niente. Io sto tante tante ore al computer a fare la pranoterapia. E per me è un bene perché riesco a scaricarmi, perché a volte sono talmente piena di energia, non capisco perché tutta questa energia. Così, cioè, con più cerco di darne, con più me ne arriva, con più me ne arriva. Io vi vorrei far toccare in questo momento le mani, mi bruciano come il fuoco. E io basta che sfiori la fotografia, perché non tocco, ma neanche quando venite di persona, perché tanta gente viene anche di persona. Io non tocco niente. Però arriva. Va bene, Stefania. Dimmi che problemi, perché io, come ti ho detto, no, 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 non so la medicina, eh? Non
studiato e nemmeno voglio studiare perché non voglio farmi influenzare. Tanti anni fa i miei figli mi hanno regalato, vi faccio ridere, un libro sul corpo umano, ma un libro da bambini, perché volevo sapere da che parte era il fegato e dove erano i reni, per sapermi orizzontare, perché non sapevo dove erano. È un libro da bambini, l'ho sfogliato 2 o 3 volte, l'ho messo lì e basta, perché tanto poi le mie mani vanno dove vogliono, però se vanno in un punto preciso funziona di più. Me le mandi su WhatsApp le foto, ok? O su Messenger, va bene uguale, tanto le vedo solo io non le mostro le foto degli altri. Mi piacerebbe tanto mandare farmi vedere tutti i bambini che sono nati, mi piacerebbe tanto, però no, non posso perché non sono i miei. Se un domani tutte queste mamme mi dicessero vai, falli vedere, allora sì, però vi dico che ce n'ho diversi. Io di mio ce n'ho 2, ma ora ce n'ho tante. E la mia ieri, mercoledì, la bimba che era qui prima ha fatto 20 anni. Poi ce n'ho un'altra che ne farà 9. Però ne ho tanti piccoli, ma tanti. Vittoria, io sto in Toscana, a Pisa, vicino a Pisa. Dipende da dove sei te. Luciana, chiedemi l'amicizia e io ti mando il numero di telefono. E poi un'altra cosa vi devo dire per piacere. Quando non rispondo al telefono, non insistete di continuo. Se non rispondo è perché non posso rispondere. Siccome sul telefonino poi lo vedo chi mi ha chiamato, vedo i numeri, semmai vi richiamo io. Ma quando avete fatto suonare il telefono 5-6 volte e non rispondo, è perché non posso. Allora, non insistete per piacere, ok? Sei di Novara? Figurati. Io sono nata a Macugnaga, che era provincia di Novara, ora è Verbania, ma prima era Novara. Ecco, Luciana, va bene. E magari Patti. Sono venuta 2 volte a Roma. Sì, 2 volte a Roma perché sono stata invitata alla RAI. Dovevo venire anche questa primavera. Prima dovevo venire a novembre, poi sono caduta. Poi mi hanno chiamata a dicembre, però non stavo ancora bene. E poi c'è stato un po' di problemi con altre persone e se riprende la trasmissione, quella trasmissione dove mi hanno invitato a settembre, può darci che ritorni a settembre. Grazie, miei ospiti, sarebbe troppo. Sono stata invitata a Roma anche
al ristorante di quell'attrice che ha lavorato tanto con Alberto Sordi, la figlia c'ha al ristorante, Mamma Lella, nonna. Non me lo ricordo come si chiama di preciso, però sì, mi ha invitato anche lei. Grazie, Mariella. Bene, mi fa piacere. Sì, sono stata anche da Magali. Magali è stato il primo, però sono stata anche dalla Eleonora Danieli, che è molto molto carina anche lei. E poi sono le altre trasmissioni a Milano. No, non posso far partecipare altre persone perché non so come si fa. No, sono piccina. Non sono una grandina, sono piccina. Si fa prima a saltarmi che girarmi intorno. La sorella, sì, sono stata invitata dalla sorella. La figlia è un'amica su Facebook, ogni tanto mi chiama, molto molto carina. Ma siete tutti gentilissimi, con me siete tutti gentilissimi. Allora, fatemi domande invece che chiedere, che dirmi queste cose. Sì. E la figlia c'è al ristorante. La figlia ha rilevato il ristorante della mamma. Ma deve essere una cosa proprio storica, bella. Buonasera, Manuela. Fatemi domande, perché così se no non passa più, eh? E per favore non mandatemi messaggi privati in questo momento, perché mi interrompete tutto. Patrizia, se venisse il tuo papà, io te lo mando un messaggio, però non so neanche come si chiama tuo papà. Come mai sei tanto male, Cristina? Dimmelo. Dimmi come posso aiutarti. Sì, in Sicilia, magari. Luciana, io ho avuto un NDE. Vuol dire che, penso che tu lo sappia. Durante un intervento si è fermato il cuore e sono morta per qualche momento. E siccome non credevo a queste cose, non ci avevo mai pensato, e dopo questo viaggio, dopo che sono tornata, sono cambiata perché ho visto delle cose troppo belle. E non ho paura di andare nell'oltre, non ho paura perché non esiste l'inferno, non date retta a quei vecchi discorsi dei vecchi preti che ci avevano inculcato. L'inferno c'è, ma è qua, è sulla terra, nell'oltre non c'è. O perlomeno a me non me l'hanno voluto far vedere. Però tante volte che io parlo con l'oltre non mi hanno mai detto che c'è. Perché il Signore perdona tutti. Sapete, io da che sono tornata dall'oltre sono cambiata molto. Sono cambiata molto e sono diventata una persona religiosa, ma attenzione, sono religiosa a modo mio,
perché io prego col cuore e prego a casa mia. Non vado tanto in chiesa, ma non perché non chiedo, non credo in quello che viene detto. Secondo me ho conosciuto dei sacerdoti molto, molto, che mi piacevano molto, ma sono pochi. Conosciuto e ho fatto tante, qualche conferenza anche con Padre Ulderico Magni, che era un grande, oltre ad essere un grande sacerdote, era uno scienziato, era un predicatore, era una persona che credeva molto nell'oltre. E cosa avremmo trovato? E non quello che ci vogliono far credere. E io sono contenta che tanta gente va in chiesa. Io ci vado solo quando ne ho voglia, possibilmente quando non c'è nessuno, perché almeno mi sento più in pace con me stessa e più mi sento di comunicare meglio perché io ci parlo. So che avrà poco tempo per me, però io ci parlo uguale. Poi in qualche maniera la risposta mi arriva. Non importa, secondo me, tante cose. Io per i miei cari, io sono sicura che sono più contenti se gliela dico io una preghiera. Basta una, ma detta col cuore, che una messa detta così veloce, senza tante. Secondo me, ditele col cuore le cose, pensatele col cuore, è molto meglio. E cercate di aiutare il più possibile chi ha bisogno. Non importa con cose grandi, basta anche col piccolo. Io ieri sono andata giù, io sono in casa e sono andata giù in giardino perché dovevo stendere i panni. E per andare in giardino devo passare dalla strada. Sono andata giù nella strada perché c'ho un altro ingresso per andare in giardino. Ho visto da lontano un signore. Nemmeno un signore, ho visto contro il muro due gambe. Mi sono spaventata, ho detto io. Come mai? Sono andata a vedere, sono tornata in casa e ho preso subito una bottiglia d'acqua fresca. Sono andata giù, è un pezzetto di strada, un pezzettino. Sono andata quasi a corsa, c'era un uomo di colore, seduto per terra, con le gambe in mezzo alla strada. Qui è una strada che ci passano 3 macchine al giorno, non vi credete, è una strada stretta, che un'ambulanza qui non arriva, rendetemi conto. Quest'uomo che era appoggiato al muro, con le gambe sdraiate, e gli ho portato subito una bottiglia d'acqua. Mi ha ringraziato così tanto, mi ha fatto così tenerezza questa persona, perché
Non si pensa che era un venditore ambulante, ma alle 2 il pomeriggio con quel caldo, perché qui è qualche giorno che è proprio caldo da morire. Ma è stata una cosa emozionante vedere questo signore che ha messo le mani giunte e mi ha ringraziato e mi ha detto grazie mamma. Ma vi rendete conto quanta gente ha bisogno? Oggi come oggi non importa fare cose grandi. Non tutti possono dare tanto. Ma però basta anche quel poco, mi ha dato col cuore. E questo signore l'ha sentito, che questo piccolo gesto, perché è stato niente. Però per lui in quel momento è stato tanto perché aveva una sete da morire. E qui non c'è negozio, non c'è niente. Qui siamo proprio in aperta campagna. E poteva anche sentirsi male. E mi ha fatto tanto piacere potergli dare un qualcosa. Sicché fatelo anche voi. Basta un gesto semplice. Però se lo fate col cuore è come se avessi fatto 10 preghiere, come se avessi fatto dire 5 messe, datemi retta. Questo è quello che ci chiede il Signore, che ci chiedano di lassù, di aiutare il prossimo. E questo ci fa fare dei passi avanti, ma io l'ho fatto, e ve l'ho detto non per farmi grande, perché non è niente, ma per farvi capire che basta veramente poco. Basterebbe un sorriso a chi ne ha bisogno. Potremmo aver bisogno noi di un bicchiere d'acqua, è vero, perché non si sa come va la vita. Oggi ci siamo, oggi si sta bene, domani non si sa. Cerchiamo di essere un pochino più gentili verso tutti, di levare un po' di questa cattiveria che c'è, perché ce n'è veramente tanta. Si vede, la gente si arrabbia per niente, la gente si altera subito, siamo tutti nervosi. Forse queste mascherine ora non ne possiamo più di andare in giro con queste mascherine. Con questo caldo che ci appiccica tutto al viso, che non si respira. Però non capisco io che ci sia questa crudeltà, che ammazzano tutte queste persone, ammazzano la gente come se fossero zanzare. Io non capisco. Forse c'era anche prima tutta questa cattiveria. Ma ora è proprio veramente troppa, ora è veramente troppa, siamo tutti esasperati. Tutti pensano solo al Dio soldo, a star bene, alle vacanze, avere tutte le comodità del mondo e non ci si accontenta più di nulla. È brutto questo, perché c'è tanta gente. Io ho sentito il telegiornale, aumenta sempre di più la povertà. Per forza, non c'è più lavoro, non c'è più. I ragazzi a scuola sono diventati quasi tutti maleducati. Ma perché non gli viene insegnata nemmeno in casa l'educazione? Se io tornavo a casa da scuola e dicevo che la maestra mi aveva messo un castigo o mi aveva dato uno scappellotto, lei mamma me ne dava almeno 3, perché voleva dire che avevo combinato qualcosa. Ora se viene a casa un bimbo e dice la maestra mi ha messo in castigo e babbo va a scuola con la pistola, oh, ma siamo tutti impazziti. Non c'è. A queste cose qui bisogna pensare. Bisogna pensare di diventare più umani. Non siamo più umani.
Siamo diventati tutti troppo cattivi. Maurizio, c'è un tesoro. Io non capisco perché qui non mi va più niente. Mi avete bloccato. Ora speriamo domani di ritrovare tutti questi messaggi perché. Sì, Menuccia, è vero. Hai ragione, Maria Grazia, hai ragione. Si sono persi tutti i valori. C'era molta più educazione un tempo. Ora non c'è più niente. Ora i ragazzi pensano solo a visite firmate, telefonini, alla macchina. Sono tutti uguali. Ah, io non lo so, non lo so questa cosa, Graziella. Però vedo che si va tutto all'indietro, eh. È vero, Mariella. È vero che ci sono tantissimi stranieri, ma se sono arrivati è perché nel loro paese hanno più fame che qua. È vero che bisogna pensare anche agli italiani, però c'è tanta gente che non vuole più lavorare. Io sono andata a lavorare bimba, come si facevano quasi tutti. Perlomeno nella mia generazione sì. Si andava a lavorare perlomeno l'estate, l'inverno si andava a scuola. Io non ho voluto studiare, c'erano dei problemi, ho preferito lavorare, mi piaceva di più. Però ora, poi se si faceva vacanza, si andava, non so, una settimana, almeno mi hanno mai mandato. Una settimana vacanza qui vicino. Ora le vacanze le fanno all'estero, anche i ragazzi giovani. Forse è troppo, forse non sanno cosa vuol dire guadagnare, lavorare. Vogliono tutto subito, tutto pronto. E chi se ne approfitta, e vi dicevo degli stranieri, non è giusto che un italiano la paga sia, per esempio, di 10 euro e uno straniero di 2 o di 1. No, sono persone uguali a noi. Se ai bianchi si dà 10 euro, bisogna darlo anche ai gialli, ai rossi, ai verdi, a tutti. Perché siamo tutti umani. E non è giusto che s'approfittino di queste cose qui. Che facciano lavorare la gente senza assicurazione, senza nulla. Lo so, l'ho fatto anch'io. Anch'io ho lavorato così. Però ora non è giusto. Ora c'è troppi incidenti. Perché? Perché fanno fare le cose troppo veloci. Perché se no non guadagnano abbastanza. E invece bisogna pensare anche. Ma o fai così o non lavori. E allora uno bisogna si adatti. E però non mi piace che ci sia la differenza fra due persone, perché sono due persone. Allora,
È vero, l'indifferenza. Ora c'è solo l'indifferenza, l'ingordigia di avere tutto di più. Ma anch'io, perché i medici, gli avvocati, gli architetti, i notai hanno tutti tanti soldi, ma siamo sicuri che sono felici? A volte si può essere felici anche con poco, anche con niente, perché l'importante è avere la felicità intorno. Io non ho niente, ma sono felice. Mariella, anche questo però è un problema. Sì, se sei italiana. Io ho conosciuto delle badanti straniere molto molto brave. Però fra queste, ma questo è come in tutti i lavori. Ci sono le persone per bene e le persone no. E siamo tutti uguali, sia dal nord al sud. Siamo tutti uguali, c'è la persona per bene al nord e c'è la persona per male, sia al nord che al sud, sia italiana che estera. Voi quanti italiani vagabondi e delinquenti ci sono? Però poi se si sa di una persona straniera, allora tutti si va a puntare il dito. Ma tutte queste maestre di asilo che fanno tutti queste, mi fate dire la parola brutta, a questi bambini, sono tutte italiane, eh? Non ce n'è straniere, eppure come sono cattive, come si può arrivare a picchiare i bambini in quella maniera lì, a fargli quello che hanno fatto? E guardate che qui a Pisa ne sono successi in diversi casi, in diverse asili. Erano tutti italiani, sicché non si può dare sempre colpa agli stranieri. Qualsiasi cosa succede si dà colpa agli stranieri. Sì, ci sono anche gli stranieri, ma c'è anche tanti italiani. Sicché tutto il mondo è paese. E poi chi picchiano le persone anziane negli ospizi? Sono tutti italiani che lavorano lì, eh? Eppure? E quanti ce n'è? E come se ne approfittano? Sì, c'è anche qualche straniera che magari ha fatto la furba, si è voluta far sposare. Ma la colpa non è mica della straniera. La colpa è di chi perde un po' la testa, o se non hanno parenti che gli stanno un po' dietro, perché se ci fossero i figli e stessero un po' dietro ai genitori, magari queste cose non succederebbero. Però una volta i genitori si tenevano in casa, ora no, ora finché possono tenere i nipoti, si tengono in casa o si portano i nonni. Poi quando i nonni sono troppo avanti con l'età e magari non ce la fanno più, allora vengono messi all'ospizio. Eh? E quanti casi ce n'è? E quanti casi? Peccato, perché io sono abituata che la nonna l'abbiamo avuta sia quando era giovane e quando era anziana. Io spero succeda così anche a me. Eh sì. Va bene, Alessandro. Mamma mia, finito i lavori ora. Non so neanche che ore sono perché. Ma sono già le 10:30. Mi
spero che quest'anno possiate andare tutti un po' in vacanza. Io non andrò come al solito, ma io sto bene qui, perché questa è la mia vacanza e si sta bene. Sì, fanno anche male agli animali. Ma come? Un poliziotto che picchia la mamma, ma non sei capace a denunciarla. Ma io andrei subito. Col sonno, insomma, guarda che begli occhi ho. Dipende dalle giornate, annottate. A volte è troppo caldo e non si riesce a dormire. Grazie Maria Grazia, sei sempre tanto carina e anch'io ti seguo sempre. Sole sole, da chi vorresti questo messaggio? Sole sole, se arriva qualcosa te lo mando. Ok. Gratella, io non starei a sentire urlare questa nonna, questa mamma, eh? Fai come credi, sei un poliziotto ti vede carabiniere, bello fatto, povera donna. Sono come tutti. Andate tutti a letto, va bene. Allora vi lascio andare. Non so se agosto ci sarà la diretta, non so se Focus va in ferie. Comunque appena mi rinvitano io ci sarò. Lo sapete che non dipende da me, ma dipende quando mi arriva l'invito. E lo faccio sempre tanto volentieri. Però potete scrivermi in privato. Sempre, tanto io non mi muovo mai. Se non rispondo subito è perché sono impegnata in altre cose, però prima o poi rispondo, perché tanto le cose ce l'ho. Se mi dite c'è un messaggio per me, se non mi dite da chi deve arrivare, magari mi arriva un messaggio e però non so di chi è. Scrivetemi che prima o poi rispondo a tutti. Grazie Enrico. Volevo salutare anche tanto la signora Anna Torre e sapere se poi aveva fatto quella cosa. La telefonata. Luisa, non è mai troppo tardi, quando meno te l'aspetti ti può arrivare. E sicché, t'ho detto, a me mi è arrivato dopo 30 anni un messaggio dei miei genitori, sicché a volte ci vuole tanto tempo, ma perché non esiste l'oltre, di là non esiste il tempo. Io vi do un abbraccio a tutti, un abbraccio proprio di cuore e se posso aiutarvi, se avete bisogno, quel poco che posso fare lo faccio tanto, tanto volentieri. Buonanotte a tutti e grazie mille di tutto.